Signore entra per noi l'agnello senza macchia, sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, in eterno e nei secoli dei secoli, egli è il re della giustizia e la sua generazione non ha fine. Vediamo oggi, domenica della gioia, la candela dei pastori, la candela della gioia. L'accendiamo dalla luce di Betlemme che ieri è arrivata a Massafra come auspicio di pace su tutta la terra e di misericordia fra noi uomini e donne sparsi nell'universo. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. La mia anima esulta nel mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La mia anima esulta nel mio Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. E ringrazio l'amministratore, l'amministrazione per aver scelto la nostra chiesa nuova per questo ritrovo che è ormai consolidato in maniera annuale in prossimità del Natale, come abbiamo visto all'interno della novena dell'incarnazione del Signore, per rendere lode a Dio e ringraziarlo per i prodigi che compie nella nostra esistenza. Da parte del Vescovo Sabino, che non può presenziare stasera questa celebrazione, un pensiero grato al Signore per tutti voi e la sua benedizione apostolica. Carissimi, ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui mediante il sacramento del matrimonio congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgiamo a Dio il nostro ringraziamento e la nostra supplica. Come nel giorno del matrimonio, datevi la mano destra. In un momento di silenzio affidiamo al Signore nel segreto del cuore, con la nostra preghiera, tutte queste coppie, queste famiglie, affinché sentano la gioia di Dio in questo momento così particolarmente intenso. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore. Preghiamo. O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà la preghiera di questi sposi. Fa che sull'esempio della famiglia di Nazareth aderiscano con gioia alla tua volontà per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa.
per Cristo nostro Signore. La celebrazione delle nozze d'oro è divenuta una piacevole consuetudine per la nostra città. La città di Massafra, questa sera, nella sua istituzionalità e nel solco della tradizione, si stringe attorno alle 118 coppie che nell'anno in corso
hanno celebrato 50 anni di vita insieme. Un saluto va a tutte le coppie presenti e alle coppie impossibilitate a partecipare. Un saluto anche a 3 coppie che hanno festeggiato in questo anno 60 anni e 65 anni di vita insieme. Viviamo un tempo di dura prova, segnato prima dalla tempesta inaspettata e furiosa della pandemia, poi dalle guerre che feriscono la pace e lo sviluppo su scala mondiale. E queste grandi crisi rischiano di renderci insensibili al fatto che ci sono altre epidemie e altre forme diffuse di violenza che minacciano la famiglia umana. I fatti di cronaca degli ultimi giorni, le varie forme di maltrattamento che subiscono le donne e i minori in ambito familiare, costituiscono un attacco e una grave offesa per la società e per tutta l'umanità. Tuttavia, pur in mezzo a questa tempesta, la forza, l'umanità e il coraggio delle nostre famiglie sono l'unica vera forza e risorsa per la crescita e la tenuta sociale. Papa Francesco definisce il matrimonio come un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, ma soprattutto lo definisce un lavoro di tutti i giorni, dunque un lavoro silenzioso di accoglienza, di amore e di cura che si svolge nella quotidianità. Bisogna riconoscere il valore delle nostre famiglie, dando il giusto merito a quegli uomini e a quelle donne, oggi non più giovanissimi, che hanno contribuito con il proprio esempio e il proprio lavoro alla crescita della nostra comunità. Gli anziani sono non soltanto un punto di affetto per le altre generazioni, ma sono anche portatori dell'esperienza, dei ricordi, della storia, della trasmissione di conoscenza di vita. E questo li rende preziosi nella vita sociale. Celebrare un traguardo così importante nella vita della coppia e della famiglia assume un senso ancora più profondo in questo momento storico. Voi coppie questa sera siete la testimonianza che è possibile amare senza limiti di tempo, con grande generosità e determinazione, costruendo e vivendo la stabilità delle relazioni e degli affetti anche in mezzo alle difficoltà della vita. Siete un segnale positivo, uno stimolo forte per i giovani, un esempio di come sia importante credere in quei valori che in questo momento rischiano di essere compromessi e che invece la vostra testimonianza rafforza e rinvigorisce in ognuno di noi. È allora doveroso ringraziare tutte voi coppie, perché siete genitori e nonni attenti e premurosi, perché siete una grande risorsa per la nostra comunità, perché siete i custodi fedeli dei valori dell'unità, del rispetto, della condivisione, dell'accoglienza, del dialogo, della solidarietà, valori che riuscite a trasmettere educando le nuove generazioni ad essere buoni cittadini a servizio del bene comune. Continuate con la vostra vita ad essere punto di riferimento, stella polare della famiglia e della comunità di Massafra. Rivolgo infine un ringraziamento a coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questa festa. Ringrazio l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Massafra, con il dirigente ad interim, ingegner Giuseppe Iannucci, le assistenti sociali Maria Grazia Lubrano, Elvira Rizzo, Anna Maria Derchia e Francesca Pignatelli, la presidente del Comitato di Gestione del Centro Anziani, Elena Fedele, e tutto il direttivo e il Centro Anziani. Colgo l'occasione per augurare a tutti, a nome del sindaco Fabrizio Quarto e di tutta l'amministrazione comunale, un sereno Natale di pace. E rinnovo gli auguri a tutte le coppie per i 50 anni e oltre di vita insieme. Auguri a tutte e a tutti. Grazie all'assessore Guglielmi, all'amministrazione comunale, grazie al sindaco e grazie a tutti voi. Ho vissuto con molta gioia questa celebrazione, anche perché
di molte coppie qui presenti, se non ho celebrato il 50° di matrimonio quest'anno con loro, ricordo di aver celebrato 25 anni fa il 25° di matrimonio, ce ne sono diverse. E quindi è vero quanto si dice che Gesù gruma la figlia, prendiamo via, quindi steffasimo grande. Però dobbiamo ringraziare il cielo perché, come si diceva una volta, come un antico slogan qui a Massafra raccontava, più vita agli anni, e quindi diamo questa vita agli anni, diamo questa sensibilità che ci permette davvero di farci prossimi e vicini. E dopo questa bella cosa riceviamo la benedizione di Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata, buona settimana e tanti auguri a tutti. Si celebrano a Massafra 50 anni d'amore, tante coppie sono qui presenti. È un bel colpo d'occhio e tante coppie presenti qui, ancora di più presenti alla celebrazione eucaristica presso San Lorenzo, e come ogni anno abbiamo voluto anche quest'anno rivivere la tradizione degli auguri alle coppie di Massafra che compiono 50 anni di matrimonio, nozze d'oro. È un traguardo importante e noi come amministrazione ci teniamo ad averli vicino, a fare comunità in questa giornata importante per loro, ma importante anche per noi, perché sono queste famiglie che sono state un po' la colonna, la spina dorsale della nostra società in tanti anni. Attraverso di loro ci sono stati tanti di noi che hanno potuto studiare, tante persone che hanno comunque reso Massafra quella che oggi è e quello che domani diventerà. Quindi l'amministrazione vuole ogni anno porgere il suo grazie a queste tante famiglie che sono state appunto la spina dorsale della nostra comunità. Facciamo un augurio a tutte loro. Sì, l'augurio che ho potuto formulare qui è che possano continuare per ancora tanti anni a essere felici insieme nelle loro case, in occasioni come queste, ma anche nelle occasioni della quotidianità, e vivere quindi anche adesso, in questo periodo, un Natale che sia all'insegna del focolare domestico, della famiglia e della salute e della pace. Ormai un appuntamento consolidato. Sì, un appuntamento nel solco della tradizione. Il Comune di Massafra festeggia ogni anno tutte le coppie che hanno festeggiato le nozze d'oro durante l'anno in corso. Ed è un riconoscimento a tutte questi uomini e a queste donne che per 50 anni di matrimonio hanno concorso anche a costruire la nostra città con il loro lavoro, il loro impegno, ma soprattutto con l'impegno a crescere i figli, i nipoti, quindi questo lavoro di formazione, di educazione, nel tramandare i valori, nell'insegnare la tradizione, nell'insegnare la nostra storia, le nostre radici, quindi davvero meritano di essere festeggiati, ed è un bel momento di condivisione con tutta la città in due momenti in realtà, quello in chiesa per la benedizione e poi la grande festa qui nel centro polivalente, che è la casa dei nonni, la casa che raccoglie questa fascia della nostra popolazione e che fa tante attività, e noi li invitiamo ancora una volta, colgo l'occasione per invitare tutti coloro che nella fascia da 60 anni in poi si sentono soli, vogliono far parte di una socializzazione, quindi vogliono sentirsi attivi, e facciamo i corsi di ginnastica dolce, il laboratorio teatrale, il corso di burraco, le poesie, il ballo, il corso di ballo.
quindi sono molto molto attivi, quello che si chiama invecchiamento attivo. Noi lo promuoviamo qui nel centro polivalente, invitiamo tutta la popolazione anziana. Questa sera il comitato direttivo insieme all'amministrazione comunale festeggia le coppie che hanno compiuto 50 anni di matrimonio. Quest'anno avevamo anche due coppie, nozze di smeraldo 60 anni e una coppia 65 anni. Che dire, è una comunità ricca davvero e noi siamo contenti e facciamo gli auguri a tutti, anche di un sereno e un buon Natale.